Salve amici scrotobionici di Meltdown Television e benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono Noce. Ciao! Un attimo camera, non si vede un cazzo perché siamo in galleria, ma questa è Tania. Questo sarà un episodio itinerante poiché stiamo andando a Innsbruck a un concerto e non mi ricordo quale, magari montando il video, editando il video posterò la locandina. È un concerto molto bello dove suonano dei gruppi molto bravi. Un mini festival. Ecco un bel tier che sta effettuando un sorpasso mozzafiato su un altro tier con sorpasso vietato in A22. Si vede che ha fretta. Spero che la polizia veda il nostro video, così aumentiamo anche le visualizzazioni. Vabbè, sigla! Eccoci qua. Allora, questo è un episodio di Ultimi Acquisti dove recensiremo un ultimo acquisto. Un acquisto effettuato da Tania, cioè questo. È un disco dei norvegesi Gorgoroth. Di che disco si tratta, Tania? Allora, si tratta del disco di debutto del 94, intitolato Pentagram. Aspetta, Pentagram non vuol dire pentagramma, giusto? Pentagram è la stella a 5 punte. Lascio a voi qualsiasi interpretazione. Insomma, diciamo che chi guarda questo video molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, già lo conoscerà se è avvezzo alle sonorità black metal. Allora, è un disco che io, allora, innanzitutto premetto dicendo che io e Gorgoroth non li ho conosciuti con questo disco, bensì con, se non sbaglio, Incipit Satan, nei primi anni 2000. Poi dopo ascoltai anche Pentagram, appunto, Antichrist. Purtroppo non ho mai acquistato nulla dei Gorgoroth perché nel corso degli anni me li sono persi via. Non che non mi piacessero più, ma non so se vi capita mai di avere, non una fissa, ma di ascoltare per un periodo una band e non acquistare nulla di questa band, perdervela un po' via, anche perché diciamo che non ho sentito parlare, non ho né letto né sentito parlare benissimo degli ultimi Gorgoroth, anche per via delle vicissitudini legate alla legittimità, la proprietà del nome Gorgoroth. E quindi, come detto, mi sono finiti un po' nel dimenticatoio, però ho deciso di recente di recuperare dei dischi black metal che conosco perché ho ascoltato, ma che non ho mai avuto in versione originale. Mi sembra fra l'altro che negli ultimi anni sono uscite anche le ristampe in CD e vinile, quindi i prezzi non sono più proibitivi come potevano essere magari qualche anno fa. Ecco, questo è, sì, questa è l'introduzione. Certo, io devo dire una cosa. Allora, so che in questo disco non canta lui, però io nutro un amore viscerale per la gente, soprattutto metallari, artisti metal, pelata con i capelli lunghi. Secondo me chi è pelato con i capelli lunghi è un genio e io nutro un amore per Pest. Non ho nessun disco dove canta Pest, infatti non canta neanche nel CD, sì, che ho in mano. Scusa se ti interrompo, sì, ti correggo, in realtà abbiamo un disco dove canta Pest, del quale parleremo in è vero. Più avanti, volevo non dire, diciamo, non quale. Abbiamo dischi dei Gorgoroth dove canta Pest. Ecco, è già spoilerato. Sì. Ok, sì, va bene, però aleggia l'anima di Pest, anche se non era ancora lui il cantante, aveva una pettinatura talmente improbabile. Talmente improbabile e talmente cafona che già lo spirito di Pest aleggiava in questo disco. E c'entra sempre con i capelli. In questo disco il cantante si chiama Hat, che in inglese vuol dire cappello. Forse era una premonizione. Cioè, io mi chiamo Cappello e il mio sostituto non avrà i capelli. No, in realtà Hat in norvegese significa odio, però sì, sarebbe stato bello
pensare appunto a quello che hai detto sì. tu, cioè che lui si sia chiamato apposta, abbia scelto questo mythological name di cappello sì. per il motivo che hai detto tu. E non è l'unico bel mythological name, poiché il batterista ospite, che i membri effettivi della band erano solo due, Hat, che vuol dire odio in norvegese, Infernus. E Infernus, che vuol dire inferno in latino. Che ha vinto la battaglia legale sulla proprietà del nome, fra l'altro. Sì, sì, sì. Comunque... giustamente anche, perché è un fondatore, mentre quegli altri due cazzari che sono venuti dopo, cioè Gal e King of Hell, che mi sta sul cazzo, King of Hell, non avevano nessun diritto sulla proprietà del nome, quindi che cazzo volevano? Componevano. Ma è mai possibile? Ma ho capito, ma Infernus era il fondatore. Quegli altri due coglioni, che cazzo volevano? Ma se io ho fondato una band e ho registrato il nome, ma sarà mio il nome? Ma infatti che cazzo si mette, infatti, ma che cazzo si mette in testa certa gente? Vabbè, io solo... io non capisco queste volevo cose. Solo dire che il... vabbè, il bassista ospite session è Samoth, però... batterista hospital session è un tale che si chiama Capra. Sì, non è un rivale di Sgarbi, non so se si conosca, forse sì. Comunque si chiama Goat, non so se sia il suo nome di battesimo, però si fa chiamare così. Secondo me è un genio. Vabbè, il CD, ora giro la telecamera. È di un essenziale. Ecco qua, CD, la copertina è essenziale. Il libretto all'interno praticamente non esiste, perché è solo un foglietto nero con i titoli delle canzoni e qualche informazione sulla registrazione, su chi l'ha suonato, il prodotto, eccetera. Ma non importa se l'involucro è essenziale, perché i contenuti non lo so, anzi sì, sono essenziali anche i contenuti, ma non essenziali nel senso scarni, essenziali perché sono l'essenza del black metal fino in quel momento. Poi, di che anno è il disco? Mi sembra 94. Aspetta che guardo i miei appunti satanici. 94. Sì, 94. E sì, è essenziale fino a quel momento. Poi il black metal si è evoluto, ha inglobato altre cose, sarà anche cambiato. Però fino ad anno domini 1994, tutto quello che era il black metal è qui dentro. Possiamo parlare di un riassunto. Non di cliché, non parlerei di cliché, perché cliché forse sì, da lì a qualche anno quello che nel 94 poteva essere un riassunto, nel giro di qualche anno sarebbe stato un cliché. Però qui il genere era ancora relativamente nuovo, quindi no, non li vedo come cliché. Anzi, questo disco ha fatto sì che le cose contenute in esso diventassero cliché. Tu che dici, Tania? Concordi con ciò che... Allora, se improvvisamente mi vedete abbronzate perché siamo di nuovo in galleria... Sì, io credo che questo disco sia un po' una summa di molti stili che fino ad allora si potevano incontrare in altri dischi cardine del black metal, pur essendo esso stesso un disco cardine della scena black. Per cui magari ci sono alcuni passaggi che ricordano di più i Darkthrone, altri che potrebbero ricordare magari l'epicità a tratti degli Emperor, e il tutto comunque in uno stile, suonato in uno stile che, come detto, è assolutamente, come si può dire, simbolo, una sorta di dichiarazione di intenti, no? Sì, e comunque... di quello che era il black metal norvegese. Sì, e comunque ci sono dentro anche influenze extra generis. Io ci sento anche dei riff punk hardcore, ci sento del thrash, ci sento anche dei riff proprio di heavy metal classico. Non, ovviamente non sempre, però qualcosa c'è. E tutto questo, tutte queste influenze dei gruppi seminali del black metal e di qualcosa di non black metal sono contenute in soli 30 minuti di musica. E anche la melodia non manca, perché ci sono veramente dei riff sì. spaziali. Quello che a me piace un sacco del black norvegese vecchia scuola è proprio questo saper bilanciare le sfuriate con dei momenti melodici che non sono melodici tanto per, diciamo, non è, sono veramente melodici, nel senso che quasi potete canticchiarli. Sì, io infatti li canticchio. Veramente, cioè, se ascoltate un disco trash, non è così melodico. Sì, a tratti. È vero. Ecco, non è so vero. Se mi spiego. Oggi certo, sono un po' benissimo. Concentrata alla guida e quindi magari faccio un po' fatica. La produzione la trovo buona,
o meglio, la trovo falsamente cattiva. È una di quelle classiche produzioni che non possono essere perfette, altrimenti snaturerebbero la natura black del disco. Ma non è brutta, perché si sentono tutti gli strumenti e anche bene. Poi è ovvio che è un po' sporcata, volutamente sporcata, per avere un'atmosfera più raw, più wild, più. Non per niente, chi ha prodotto il disco, il solito Pitten dei Greg Allen Studios, dove all'epoca praticamente andavano tutte le band black norvegesi a registrare i loro debutti e anche alcuni dischi successivi, insomma. Quindi Pitten era una garanzia di un certo tipo di sound voluto. Va bene, e noi penso che abbiamo detto tutto. Sì, qual è il tuo pezzo? Per me l'ultima canzone veramente è un classico, può veramente assurgere a uno dei classici del black metal alla pari delle varie, non so, You Know Satana, I Am the Black Wizards, Dark Medieval Times, Mother North, che cazzo c'è ancora d'altro? Freezing Moon, insomma, questi grandi inni del black Il mio norvegese. Non pezzo so se siete preferito. d'accordo, non so se siete d'accordo. Ma la mia preferita non vorrei essere banale e scontato, ma penso sia la prima. Beh, sì, inizia alla grande. E cosa volevo dire? Adesso andiamo a Innsbruck, facciamo tappa dal messicano, mangiamo piccante, domani ci esploderanno le emorroidi, ci brucerà il culetto, Forse già stasera, forse già però. stasera, spero di non cagarmi addosso durante il concerto. Ma ci sono i servizi igienici. Sì, è vero, però quando mangio messicano in genere il mio intestino, il mio colon irritabile non mi lascia il tempo di Si arrivare al sfoga. bagno. Si sfoga. Sì, spero che non ci sia troppa gente tra me e il bagno. Va bene, ora sapete un particolare in più di me, cioè che ho il colon irritabile. Piano piano, a forza di vedere i nostri filmati, imparerete a conoscerci anche sempre meglio, anche i particolari più piccanti e scabrosi. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Meltdown Television. Ciao!